Inaugurato ufficialmente il Festival dei Cammini di Francesco, continua la sfida di lanciare i Cammini di Francesco in Toscana e forse la sfida più importante è quella di mettere assieme così tante realtà. Sì, intanto voglio dire che questo festival, che quest'anno nasce come prova di intenti, dall'anno prossimo guarderà tutto il territorio, sarà un festival di territorio, perché questo è anche il modo e l'obiettivo per stare insieme in rete, perché se vogliamo andare incontro alle esigenze di un turismo moderno che sia legato ai cammini, che sia legato ai beni culturali, dobbiamo avere la forza di stare insieme. E la cosa più facile al mondo è stare insieme nel nome di Francesco. Ecco, lei rappresenta l'organizzazione del Cammino di Santiago, tante persone compiono questo percorso, perché continua ad esserci così grande interesse nei confronti dei cammini? Ecco, questo il Cammino di Santiago è un percorso europeo che inizia nel secolo IX e si sviluppa nel Medioevo e in collegamento con l'evoluzione della storia europea. E nei nostri giorni veramente fa parte dell'identità europea e tanti pellegrini vanno a Compostela perché capiscono che deve andare il di là per trovarsi con noi stesso, con gli altri, con la natura, il patrimonio e insieme con la cultura che ha fatto di questo continente una realtà occidentale di cultura e di spiritualità. Sono tanti pellegrini che arrivano ogni anno alla Verna, tutti chiedono comunque una benedizione. Sì, si sta assistendo ad un incremento di questo fenomeno che è il pellegrinaggio, e ogni pellegrino chiede sempre di essere benedetto, che poi questa benedizione rappresenta la conclusione del suo cammino oppure l'inizio anche di un nuovo cammino.